seconda laurea, ora sto provando a prendere la terza laurea qui a Parma in tranquillità. E vabbè, fai bene, perché noi ti aspettiamo per le tue kick, lo sai, ci manchi, sì, Tribe. Sì, sì. No, quindi appena ritorni faremo una puntata in cui ovviamente tu sarai presente, sarai dei nostri, e ci svelerai tutte le kick della musica techno, ovviamente. Ma chiedo, con piacere, okay. Guarda. Ti salutiamo, se Tribe, ti lasciamo. Continua ad ascoltarci, tu e i tuoi amici. Ragazzi, di Parma. Bella, sì, Bastia. Sì, sì, qua Parma vi saluta. Ciao, Parma. Parma. Giuseppe Garibaldi è tutto. Okay. Bella. Ciao, Tribe, ciao. Ciao, Gigeros. Bene, ragazzi, io ne approfitto per... dire, per annunciare un piccolo traguardo, perché il programma Ghetto Box nella sua specialità Family Edition raggiunge il picco dei 139 ascolti in diretta, e in 91 minuti, il che Vincenzo dalla regia mi comunica che col nuovo format in pratica è il nuovo record di Radio Tele Locale. Ringraziamo tutti gli ascoltatori. Ringraziamo pure Vincenzo, che fra poco ci premierà, non so come ma ci premierà. Perché ricordiamo anche che il budget di Radio Tele Locale è pressoché illimitato. Pressoché. È quasi come quello del ghetto. Un po' di più quello di Radio Telelocale, però noi ci facciamo valere, ovviamente. Ringrazio anche il professore che è arrivato qui in studio, il professore Gurrieri, colonna portante di Radio Telelocale. Buonasera. Buonasera. Bene, abbiamo qualche messaggio audio, no, di foto, di nudo, niente. Scusami. Va bene, ok. No, no, sono messaggi che non posso... Un messaggio, vediamo l'esperto. Un attimo, c'è Paolo, un attimo che parte la sigla. Un attimo. L'esperto risponde. Buonasera. Allora, niente, ora passerò gli ultimi pezzi di Pino D'Angiò. E praticamente passerò Ma quale idea. E in un'intervista di Pino D'Angiò lui dice quale canzone? Ma quale idea? Ok. Che idea era Flaminio Mafia? Allora, carito, ah. In effetti, allora, sei stata poco attenta, Chiara. Fai i locandini, eh. Poi è stata poco attenta che io mi incazzo se dice così, quindi. Sì, sì, no, rilassa. Scusi. Quindi? Quindi, ma quale idea? Lui in un'intervista dice: la canzone è, come mi capita spesso, la feroce parodia del playboy italiano, quella che corrisponde alla ridicola figura del Latin lover, tipo Ciccio Domino. Ah, mi dicono che sia la persona più in vista di Sperling. Sì, più in vista, perché lui esce da casa a torso nudo, a volte in costume. Mettere alla berlina il ridicolo della nostra società è sempre stata la cosa che mi piace fare di più. E quindi questa è la personalità di Franco Pino D'Angiò. Io faccio un mono applauso. Bene, poi c'era Gloria, voleva dire qualcosa. Vai, Gloria, è il tuo momento. Volevo fare i complimenti a questo back to back dei DJ più sexy del ghetto, senza nulla togliere agli altri. Allora, un attimo, ragazzi, perché c'è Ciccio che si sta ribellando a questa affermazione. Lui che è l'altro DJ assieme a Vito del gruppo. Niente, voglio annunciare un saluto da parte di Beppe Barresi che ci ascolta. Grande, ciao, Magic! Grande. Vito, tu cosa vuoi dire a questa affermazione di Gloria? No, ognuno ha il suo pensiero. Vito, ma tu lo sai che io in fondo ti amo. Ehi, ma loro due sono i più sexy. Lo so, sono amato da molte persone. Attenzione. Quindi, Poldram, quando sei pronto, dacci il via, così arriva il tuo momento. Allora, il via non è che da spugliare, va. Con le tue labbra. Ciccio, che... nere, di pure. Tribe si perderà la serata del 23, ma potrà vedere la serata del 30. Ricordiamo gli appuntamenti del ghetto, Ciccio, visto che sei qua, vieni qua, forza. Allora, appuntamento ora online, siamo in radio. Okay. Non per grazie. Altro, non online. Potete riascoltarlo domani. Poi cosa abbiamo? Domani dove siamo? Domani sera. Non me lo ricordo. Domani siamo da Sulemani! Wow! Scusami, ospiti, Ciccio, perché c'è lo studio stracolmo, ovviamente, di persone. Salutiamo tutti. Un saluto a Gabriele.
Salutiamo Mr. Smile. Di cui non sappiamo di tutto il nome, quindi per par condicio non diciamo il nome di nessuno. Ok, ok. Quindi ciao. Allora Ciccio continua con gli appuntamenti. Domani sera da Coco. Poi giorno 30 Bar Centro. Ricordiamo anche Radio Telelocale avrà i suoi eventi la sabato 24 dopo la mezzanotte per lo scambio di auguri al caffè centro. Al caffè centro, sì. Si scambieranno solo gli auguri, Vito. Beh, anche i regalini, anche i cicchettini. Ecco, quindi a secco. Mi raccomando, carichi di money. Sì, ragazzi. Ragazzi, spendete perché ci sono i contributi per gli artisti. I ragazzi costano. Quindi, Paul Drum, sei pronto? Yeah. Ok, perfetto, ragazzi. Rimanete in ascolto perché è il momento di DJ Paul Drum. Tutto per voi. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo. Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata,